Ciao a tutti, vorrei raccontarvi qualcosa su questo mio romanzo pubblicato dalla Nave di Teseo, si intitola Cetti Gurfino. Cetti Gurfino è una donna di 40 anni, bella, ignorante, vive in un quartiere degradato di una città siciliana. A un certo punto le capita una disgrazia e finisce in carcere. Diventa invisibile quasi agli occhi della società. Come tante altre persone, finisce in una sorta di gorgo che la conduce appunto dietro le sbarre. Vorrebbe raccontare la sua storia a un giovane giornalista spiantato di 30 anni, che in realtà lavora quasi gratis e vive con un'anziana zia ottantenne. E la storia del romanzo si snocciola per appunto fondamentalmente nel confronto fra questi due personaggi. C'è appunto la vicenda di questa donna che è durissima, colpisce come un pugno allo stomaco. Lei tenta di raccontarla attraverso una lunga lettera che scrive al commissario di polizia che l'ha arrestata, ma vi leggo un passaggio della parte iniziale del romanzo in cui questo giovane giornalista va a incontrare Cetti Curfino per convincerla a scrivere questo libro. E lei non è tanto d'accordo. Dice così: Che fa? Spera di scrivere un libro sopra di me e di farci i soldi? Spera di diventarci ricco? E diventare ricco non è uno dei miei obiettivi prioritari. Ah no, mi aveva parso il contrario. Ma allora mi dica, se non è per i soldi, a lei che cosa ce ne viene? E l'ho detto, credo che la sua sia una storia che merita di essere raccontata, non solo per lei, ma anche per altra gente che potrebbe essere nella sua situazione. Per tutti coloro che pagano i conti di soprusi che non trovano e non troveranno mai spazio tra le pieghe della giustizia ufficiale. In fondo sarebbe un libro di denuncia. È sicuro che è giornalista, non è che di mestiere fa l'avvocato. No, sono un giornalista e basta. Quanti anni c'avi lei? Ne ho appena compiuti 30. 30 è una bella età. A 30 ancora la vita non ti ha smerdiato abbastanza. Prego? E così mi creda, a 30 pensi che le cose possono cambiare, che ancora ci può essere tipo un miglioramento, che si può avere giustizia vera. A 30 si pensano un sacco di minchiate. Guardi, io capisco benissimo che lei possa sentirsi stanca e disillusa. Capisco anche che, no, lei non capisce niente. Non lo può capire, né lei né altri. Quando mi hanno arrestata e mi hanno portata qua, ne avevo 40 appena fatti. Ora ne ho 41, ma è come se sono invecchiata tipo di 10 anni. E anche di più. Il carcere è come una brutta malattia. Ti mangia le ossa e nemmanco te ne accorgi. E ti risucchia lo spirito. Giorno dopo giorno, minuto dopo minuto. E di questo te ne accorgi. E se prima pensavi che stare dentro fuori non te ne fottereva niente di niente, poi cambi idea. Perché un solo giorno in più dentro questa malattia ti fa ciauriare la morte. E il ciauro della morte è brutto, perché è costretto a campare in un modo o nell'altro.